lavoro. Dicevo, i fanali falli mettere là dalla parte di Bruno, o se no in una di queste cassine, guardi dove c'è il posto, forse dalla parte di là c'entra la parte di là. Di là. No, sta attenta agli schizzi dell'olio, stai attento. Spiego a grandi linee più o meno come funziona la macchina. Qui questo è il forno dove si brucia il carbone che serve per far bollire l'acqua che è contenuta nella caldaia. I gas caldi della combustione del carbone passano attraverso dei tubi che scaldano ulteriormente l'acqua che è contenuta in caldaia, perché non, l'acqua non viene scaldata solo qui dove c'è il fuoco. Il vapore che si genera si raccoglie in un duomo, quello che è davanti, e con questo si apre una valvola praticamente. Questo qui è un rubinetto e si chiama regolatore. Poi per regolare la marcia della macchina si usa questo volantino qui, che serve per regolare la quantità di vapore e il tempo con cui il tempo in cui si manda il vapore ai cilindri. E con questo si regola sia la velocità che la marcia avanti e marcia indietro. È una sorta di cambio, per intenderci, tipo automobilistico. Poi, questi sono i manometri, questo è del freno, questo è il manometro, anche questo, uno del freno e l'altro della condotta. Poi c'è questo qui, è il manometro del motore, questo qui indica quanti chilogrammi della pressione che arriva ai cilindri del vapore. Questo invece è il manometro della caldaia, c'è un po' di condensa, ora segna circa 10-11 kg per centimetro quadrato. Poi c'è il manometro del riscaldamento a vapore. Questi sono i comandi che servono per poter mettere l'acqua nella caldaia, perché per poter inserire l'acqua nella caldaia c'è non una pompa vera e propria, una specie di pompa, però non ha parte in movimento e serve per vincere la pressione che c'è in caldaia. Bisogna mandare l'acqua a maggiore, la pressione superiore, perché c'è una valvola speciale chiamata di non ritorno per evitare che l'acqua poi riesca da tutto. Questo invece è il tubo del livello, che indica il livello d'acqua che c'è dentro la caldaia. Questo qui c'è un livello minimo sotto cui non bisogna scendere, perché c'è il rischio di
in gergo bruciare il forno, ovvero sia si brucia un tappo che ha una lega fusibile di piombo, questo si scioglie e lascia, oppure c'è il rischio di fare una gobba nel forno, perché le forno sono d'acciaio, però col calore tende a ammollirsi, poi la pressione che c'è, poi questo invece, questo è il freno, serve per frenare il treno, che quello lo sa anche lui, e poi c'è il moderabile, questo qui, che serve per frenare solo la locomotiva. Poi questo è il comando della sabbiera, qui poi ci sono il fischio, il comando del fischio. Ora la macchina è equipaggiata con ha delle valvole di sicurezza tarate a una determinata pressione, per cui quando la caldaia raggiunge quella pressione lì o la supera di poco, si aprono, lasciano sfuggire un po' di vapore e questo è una questione di sicurezza, se no esploderete. Questo è il tender. Che tragitto si può fare con un carico del genere? Dipende dal treno che si deve rimorchiare e anche dalla pendenza della linea, se è e dalla velocità poi che c'è da sostenere. In genere su una linea di montagna si consuma parecchio carbone e parecchia acqua, perché la macchina lavora con il cosiddetto gradi di introduzione molto ampi, quindi si viene mandato molto vapore nei cilindri e la velocità è molto bassa, per cui c'è un consumo enorme di vapore e quindi acqua e anche di carbone, perché c'è da farlo con uno. Su una linea pianeggiante, stante il fatto che si può lanciare la macchina e poi chiudere il regolatore per un po' viaggiare praticamente a regolatore chiuso per inerzia, se ne consuma di meno e si lavora anche con... E dicevo, su una linea pianeggiante come questa si può viaggiare con praticamente poco vapore che si manda ai cilindri, per cui si espande e quindi lavora, e quindi anche la macchina ne consuma un pochino di meno, però dipende dal tipo di treno, anche perché se il treno è molto pesante se ne consuma molto di... Quindi questo oggi per esempio presumi di consumarlo più? No, se ne su, diciamo, stante il piano carico 8 tonnellate ne useremo circa 3, mediamente circa 3 tonnellate. Dovremmo fare un rifornimento, tanto uno o due rifornimenti d'acqua, circa faremo fuori circa 60.000 litri d'acqua. My day, bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga choo-choo? I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four, read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing 8 to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shamalala calling, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So
Chattanooga choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga. Get aboard. Chattanooga, Chattanooga. All aboard. Chattanooga, Chattanooga. Chattanooga choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo. Insieme a lui è che ci danno lo sprint per fare queste cose, eh? Noi ormai le facciamo tranquillamente. Occhi chiusi, sì. Ora ce l'abbiamo già un altro primo giugno. Magnifico, dove andrete? Primo giugno a Barga, alla festa della ciliegia. Bellissimo. E poi una cosa bellissima che vogliamo fare per i giovani è Halloween. Il 31 di ottobre, mi pare? Sì. 31 di ottobre. Sarà una cosa, tutti vestite da streghe, anche voi, eh? Non c'è bisogno di vestirsi. Avete mai pensato a fare qualche cosa per San Silvestro? Capodanno? No, questa è una cosa che ci potremmo pensare. Dovremmo un attimo però vedere la situazione. Vedere un po'. San Silvestro sinceramente non è una cosa, però siccome adesso abbiamo un ufficio gruppi alla Spezia e abbiamo delle persone qualificate che si interessano proprio dei gruppi, è una cosa che potremmo farci un pensiero. No, prego. Ormai. Il nostro capotreno. È per Bacco, no? Il nostro capotreno. Sì, ma non posso fare pubblicità. Lo so che non può fare pubblicità, però. Deve fare pubblicità. Dobbiamo solo dire che è il nostro capotreno. Di fiducia. Che vogliamo sempre lui. Quando l'ho vista era capotreno. No, è lui che si offre perché è una persona veramente splendida e quasi sempre c'è il problema e ci troviamo molto bene con lui. Ecco. Poi si stabilisce quel rapporto di amicizia, di confidenza e stiamo bene insieme. Comunque faremo un pensiero anche su questa cosa, questa idea che ci ha dato lei. Hello railroad, is this the railroad? I want a one-way ticket down to Tennessee. I'm leaving immediately, Chattanooga, here I come. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29. Boy, you can give me a shine. I can afford to board a Chattanooga choo-choo. I've got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blow and egg to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo-woo, Chattanooga, there you are.
there's gonna be a certain party at the station in satin and lace. I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Hey there, boy. Yes, 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 I'm a-coming back to Tennessee. Hey there, boy. Yes, 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 I want a one-way ticket on the Chattanooga choo-choo train. Hey, pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo 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 choo? Right on track 29, my baby, a fine boy. You can give me a shine, give me a very good shine. All dressed up in satin and lace. Oh, what a funny face. I used to call funny face. I used to call her just a funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Raccontami un po' come butta. Parla lui. Parla lui? Facciamo parlare questo gentleman. Prego. Porca zoppa. Adesso ho capito com'era la vita dei macchinisti. A stare su una cabina di queste macchine c'è proprio da pensare alle condizioni di lavoro dei primi anni del secolo, perché il progetto di queste macchine è del 1910 più o meno. E sono rimaste fedelmente originali ai progetti. Questa macchina ad esempio è del 1922. La caldaia è ancora la caldaia originale e ancora la manutenzione viene fatta ancora con la normativa che c'era una volta. Quindi le caldaie sono ancora caldaie chiodate e tutta la manutenzione viene fatta con la normativa degli anni 20. Degli anni 20, sì. Questa macchina è stata restaurata negli anni 94-95 dal Museo Nazionale dei Trasporti e poi successivamente l'ha reimmatricolata presso Trenitalia, che ne garantisce la manutenzione e può farla circolare sull'intera infrastruttura nazionale, chiaramente, come azienda di trasporto. È incredibile. Senti, in due parole, se possibile, dici le manovre principali. Le manovre principali di questa macchina sono condensate in questa leva grande che si chiama impropriamente regolatore, che non è altro che una valvola che ci permette di prelevare il vapore dalla caldaia e di inviarlo ai motori. E poi quel volantino che vediamo in mano adesso al nostro macchinista, che ci permette di effettuare l'inversione e la regolazione dell'emissione del vapore nei vapori, nel motore. Come possiamo vedere, il ritmo di lavoro su queste macchine è un ritmo forsennato, il rendimento di una macchina a vapore è molto basso, e
per garantire un adeguato sforzo di trazione, come richiesto da un treno di questo livello, perché stiamo trainando 7 vetture su una linea che ha un'ascesa del 15 per 1000. Il ritmo di lavoro, quindi, del fuochista è forsennato, deve sparare quasi in continuazione. E nella stessa maniera devi mettere acqua, come farò io adesso, acqua in caldaia per garantire il ricambio d'acqua per la produzione di rotoli. Ora arriveremo nella prossima stazione di Bagno di Lucca, dove effettueremo rifornimento idrico. Questa macchina ha un'autonomia di circa 100 km, poi a seconda della tipologia del treno che si effettua. Comunque nel tender abbiamo una scorta d'acqua di 22 metri cubi. 22. Quanti ne brucia in 100 km? In 100 km il tender ci vuole quasi interamente con un treno di queste proporzioni. Ovviamente più vetture ci sono, più su. Lo stesso, un viaggio con questo tipo di treno di 140 km, abbiamo bruciato quasi 3 tonnellate di carbone. 3 tonnellate, per Dio! Tutte interamente spalate a mano, qui il lavoro manuale è evidente su queste macchine. Adesso il fuochista si sta preparando alla stazione in arrivo e quindi sta spostando il fuoco in avanti, perché la macchina deve calare progressivamente di pressione per evitare bruschi e repentini raffreddamenti della caldaia in fase di arrivo. Ho capito, quindi il carbone va spalato in avanti. Va spalato in avanti. Ora faremo rifornimento idrico nella stazione di Bagno di Lucca, dove c'è ancora efficiente una vecchia colonna idraulica che una volta era presente in quasi tutte le stazioni. Ormai le colonne idrauliche efficienti sono rimaste poche, Bagno di Lucca è una di queste. È una di queste. È rimasta efficiente appunto perché su questa tratta si effettua parecchi treni storici turistici e qui c'è l'esigenza di fare rifornimento idrico. Quindi siamo quasi arrivati, vedo. Stiamo entrando in stazione, dove effettueremo anche la manovra di taglio della macchina per portarla nell'altro senso per andare poi a riprendere i viaggiatori fra un paio d'ore. Ho capito. Senti, io non ho parole, vedo che il ritmo è forsennato e mi domando come facessero delle squadre di due persone a portare un treno. Sì, una volta l'equipaggio, come anche adesso, è composto di un macchinista e di un fuochista. Il lavoro era pesante, chiaramente, come si può ben vedere dal ritmo che abbiamo tenuto soltanto in questo pezzettino, e addirittura c'erano macchine più potenti di queste dove era richiesto l'ausilio di due fuochisti, perché era impossibile una persona sola spalare sufficiente carbone su griglie molto più ampie e mantenere un'adeguata produzione di vapore. Senti, così a lume di naso devi aver pazienza con me, ti faccio delle domande sceme. All'occorrenza il macchinista poteva anche mettersi a spalare carbone? L'equipaggio, che è composto di due persone, una persona si dedica completamente alla guida, quindi alla regolazione della marcia, e in più a tutte le incombenze che gli derivano dalla circolazione, tra cui anche la sigaretta, che è molto importante. Per cui il macchinista non poteva assolutamente, mentre il treno era in movimento, poter essere di aiuto al fuochista. Doveva sempre guardare la segnaletica e lo faceva con la testa fuori dalla vedetta. Ah, quindi lui stava fuori praticamente. Con la testa della vedetta e in condizioni meteorologiche a volte difficili, e poi col fumo del fumaiolo a volte che la avvolgeva interamente. Allora Ezio, non so se sei ancora acceso, penso di sì, anche se improbo. Allora vediamo un attimo il riempimento della macchina a questo punto. Scendiamo. Ora tagliamo la macchina, andiamo dall'altra parte, andiamo sotto la colonna, ci mettiamo d'accordo con il dirigente operativo di questa linea e effettuiamo rifornimento idrico su una, come ho detto, delle colonne. In tutta questa parte della Garfagnana abbiamo due colonne idrauliche ancora efficienti, a Bagni di Lucca e a Piazza del Serchio, mantenute efficienti proprio perché ci sono ancora questo tipo di circolazioni. Nelle altre stazioni sono state tolte d'opera, quindi non sono più collegate all'impianto idrico.
sono comunque affascinanti davvero. Senti, ho sempre sentito dire che c'erano due sirene a bordo di queste macchine. Due diversi... In tutte le macchine, in tutte le locomotive ci sono sempre due dispositivi per la segnalazione acustica, per legge. Uno è il fischio e uno la tromba. Puoi farmi sentire la differenza in questo momento? In questa macchina è particolarmente apprezzabile la differenza, perché poi abbiamo un fischio a vapore e uno aria compressa. Questo è il fischio aria compressa. Questo è il fischio a vapore. È importante, perché se si guardasse la pompa dell'aria, senza questo fischio non si può viaggiare, ma se c'è quello si può viaggiare lo stesso. Si attiva la frenatura a mano, con i fischi previsti dal regolamento, ognuno si mette davanti a un freno e quando è il momento si danno tre fischi e quello frena. Come facevano nell'Ottocento. Come facevano nell'Ottocento, quindi la segnalazione di frenatura era acustica. Certo, perché il macchinista frenava soltanto la macchina, ma a volte neanche quella, solo il tendere, perché la macchina non aveva freno. Giravano un po' la marcia indietro e frenavano a controvapore, si dice. E c'erano i frenatori lungo il treno, in quelle garitte appollaiate. Quelle garitte. Frenavano a segnalazione il macchinista. Certo che una riflessione evidente è che una volta la vita del macchinista era dura, la vita dei dipendenti delle ferrovie in generale, però devo dire che c'era anche probabilmente molto meno incidenti di quanti se ne verificano oggi, c'era una maggior coscienza, che cos'era? No, questo non è vero, anzi, qualche incidente è sempre successo, anzi, la media forse adesso siamo ancora inferiori, perché è cresciuta la circolazione dei treni, abbiamo molto più convogli in movimento rispetto a una volta. Cioè adesso soprattutto nei grandi nodi, nelle fasce dei pendolari abbiamo un treno ogni 1500 metri, cioè una volta non era così, la frequenza dei treni era molto molto inferiore, per cui la casistica proprio, siamo una delle ferrovie più sicure d'Europa come incidenti e rispetto al numero di convogli in circolazione sono assolutamente sicuri. Questo ci conforta in qualche modo e ci mette in condizione di ben sperare, eh? La macchina a vapore non è una macchina particolarmente complicata, però ha bisogno di tanta manualità e soprattutto è richiesta questa manualità nella condotta del fuoco, cioè nella preparazione e nella capacità di produrre sempre la quantità di vapore giusto a seconda delle prestazioni richieste. Il fuochista ci vuole in media un paio d'anni a formare un fuochista, se fa servizio assiduo, perché prende la pratica al fuoco. Lo stesso per il macchinista, perché il macchinista su queste macchine guida quasi a orecchio, cioè la regolazione della marcia avviene in base al suono dello scappamento che si sente durante l'avviamento, la regolazione poi dell'emissione di vapore si fa a orecchio e queste sono cose che si acquisiscono soltanto col tempo, quindi ci vuole parecchia pratica per la conduzione di queste macchine. Per quanto riguarda invece il funzionamento è abbastanza semplice, una leva che si chiama regolatore, anche se non è un vero e proprio regolatore ma soltanto una valvola di presa a vapore che ci permette di prelevare il vapore dal punto più alto della caldaia che si chiama Duomo e di inviarla ai motori. Chiaramente non ci va direttamente, ci va attraverso un apparecchio che si chiama distribuzione, che io vado a regolare in questo volantino. La distribuzione mi permette di l'inversione di marcia prima di tutto, cioè la marcia avanti e la marcia indietro, e poi a seconda delle condizioni e dell'avviamento di regolare l'immissione di vapore nei motori. Cioè io all'avviamento ho bisogno di tanto vapore, di tante immissioni di vapore, quindi di lasciare la luce della distribuzione molto aperta per poter avviare il treno. Poi man mano che aumenta il numero di giri della ruota, non mi basterebbe più la quantità di vapore che produco in caldaia perché mi aumenta il numero di giri della ruota e quindi me ne consumerebbe troppo. Allora devo cominciare a ridurre e si sente anche quella caratteristica variazione del suono dello scappamento, che è quello che dà un gradevole avviamento anche all'orecchio. Il macchinista è in grado di apprezzare queste differenze e l'avviamento lo fa in base proprio a questi segnali che lui sente. Per quanto riguarda i manometri invece abbiamo innanzitutto il freno, che è il classico freno aria compressa, come in tutti i treni, che è ancora in vigore anche nei treni moderni. Cioè il treno funziona così, abbiamo un apparecchio, in questo caso a vapore, che produce aria compressa e poi il treno che agisce per depressioni. Cioè cosa vuol dire? Che io vado a gonfiare, a caricare tutte le capacità del freno a 5 atmosfere e poi quando vado a frenare non faccio altro che scaricarlo, in modo che qualsiasi tipo di avaria mi fa frenare il treno. E in caso di rottura di tubi, di avaria degli apparecchi di produzione dell'aria compressa, il treno mi si frena. Quindi l'assoluta garanzia che in caso di avaria il treno si fermi.
e non ci sia possibilità di arrecare danni alle persone o alle cose. E questo lo posso verificare sempre dai manometri dell'aria. Questo strumento non mi dà altro che l'efficacia della frenatura, cioè quanta aria io invio nei cilindri a freno e quindi sui ceppi che mi agiscono sul cerchione. La vedrò salire un chilo, due chili a seconda dell'efficacia frenante che voglio ottenere. Questo manometro qui invece è la quantità di vapore che io prelevo dalla caldaia e che lo faccio in fase di avviamento e mi regolo in base alla prestazione del treno. Cos'è la prestazione? La prestazione è il peso del treno. Quest'altro manometro, che è leggermente appannato dal vapore, è la pressione che c'è in caldaia, che io devo mantenere intorno ai 12 kg. Cioè queste caldaie sono fatte per lavorare a 12 kg di pressione. E io devo cercare durante il funzionamento del treno di tenerla sempre ai suoi massimi livelli per avere la massima produzione di vapore. E il quindi, massimo rendimento. E quindi il massimo rendimento per avere la massima efficacia per il materiale rimorchiato. L'ultimo strumento non è altro che un manometro che ci dà la quantità di vapore per il riscaldamento del treno. Perché su questi treni anche il riscaldamento è vapore. Non essendoci energia elettrica, non essendo altra possibilità di scaldare le vetture, ci sono proprio la condotta a vapore lungo tutte le vetture e i radiatori a vapore che ci permettono di scaldare le vetture. Bellissimo. Quindi in fase di avviamento si scalda le vetture per il comfort dei viaggiatori e appena è possibile e la produzione di vapore ce lo permette, si ridà ancora il vapore a riscaldamento. Un'altra cosa interessante di queste caldaie, molto semplice come funzionamento, è il modo per immettere l'acqua in caldaia. Cioè cosa vuol dire? Io faccio bollire quest'acqua, produco vapore, quindi consumo acqua e devo reintegrarla, però la caldaia c'ho in pressione e non ho una pompa per ributtare acqua in caldaia già in pressione. Allora già nel 1900 hanno inventato un artificio molto semplice, un iniettore che ci permette, usando il vapore della caldaia stessa, di portarlo a contatto con l'acqua del tendere. Il vapore si espande e attraverso un doppio tubo venturi lo spinge in caldaia. Fantastico. Ce ne sono due per sicurezza nel caso che se ne guasti uno, che si adoperano o quello destro o quello sinistro a seconda delle condizioni, e ci permettono di reintegrare sempre il livello dell'acqua in caldaia. Che lo vediamo questo è il livello momento. Con il suo prova livello. Adesso io lo apro per vedere che non ci siano ostruzioni varie, lo chiudo, il livello risale, questo è il livello dell'acqua in caldaia. Ora saliremo sopra la metà, quindi siamo abbondanti di acqua. Una buona condotta della caldaia mi richiede una quantità d'acqua tra la metà e i tre quarti, in modo che ho sufficiente acqua ma anche sufficiente spazio per far vaporizzare vapore, che è quello che mi serve per lo sforzo di trazione. In caso di rottura di questo vetro di livello, che è abbastanza improbabile perché è molto spesso, però può accadere, ho due rubinetti per intercettarlo e poi per controllare il livello in caldaia, che è una cosa che non può assolutamente mancare per la sicurezza, ho questi rubinetti. Da questi rubinetti vedo se esce acqua o vapore. Ora qui ho acqua, infatti anche qui esce acqua, da questo esce ancora acqua e da questo uscirà acqua e mista vapore. Ho capito. Non è lasciato nulla al caso, eh? Tra l'altro vedo che sono meccanismi semplici, ma efficaci. Efficaci che subiscono anche poche avarie proprio perché sono costruiti in maniera robusta e fatti in maniera per durare nel tempo. Perché queste macchine non erano di fatto macchine usa e getta, non avevano una scadenza. Una volta le macchine, ma questo anche, l'hanno fatto anche per le macchine elettriche anche negli anni successivi, le ferrovie, le macchine subivano sempre delle grandi riparazioni, venivano rinnovate di volta in volta, venivano cambiate le parti sottoposte a usura e la macchina continuava a circolare. E questa vecchia signora che ormai ha quasi 90 anni è ancora in buone condizioni per questo, per i vari ricambi, le varie revisioni, le varie cose che sono state fatte. Senti, ho ancora l'ultima cosa da domandarti, poi ci fermiamo un attimo perché siamo già stremati. Non si spengono mai queste macchine finché il treno non deve fermarsi? No, chiaramente queste si accendono prima del servizio, anche 12 ore prima. Anche 12 ore prima perché la dilatazione della caldaia deve essere graduale, quindi deve essere scaldata molto lentamente. Poi si spegne a termine servizio, nel nostro caso perché non viene utilizzato in maniera continua. Certo. Però quando erano in servizio non venivano mai spente, chiaramente. Mai spente. Questo facilitava il mantenimento del mezzo? Tutto sicuramente, la macchina a vapore in funzione si degrada meno che restando fermo. Per quanto noi adesso eseguiamo gli accantonamenti, cioè la sosta della caldaia la facciamo in officina, quindi al coperto, con opportune cautele. Chiaramente non sono macchine che possono restare all'aperto, all'intemperie, certo. Il degrado riprenderebbe in maniera esagerata.
Senti, sei stato preziosissimo. Intanto noi ci godiamo questo viaggio e facciamo tesoro di questo. Porca droga! Affascinante. Pensate che queste macchine viaggiano solo per amore di pochi eletti. 740-276. Una signora di 90 anni, è come la Rosa Petriccioli. E suona allegramente allo stesso identico modo. Come se la stirava?
Quello andava messo in trazione forte, ragazzi? Così. Il gancio? Perché sennò poi senti lo scossone sulle vetture. Se no fa l'effetto fisarmonico. Ho capito. Se è esageratamente compresso c'è problema di sganciarlo. Perché ora, diciamo, questo, però se è troppo prezzato, quando poi vanno a sganciare ci vuole una forza enorme, bisogna che la macchina rispinga il treno, in maniera che c'ha anche pochi millimetri che gli permette un po' di sganciarlo. Guarda, guarda come si muove quel... Lo vedi? Pompa dell'aria. Pompa dell'aria che serve per i serbatoi, per i freni. Senta, già che siamo qui e lei è gentile, la vedo. Me lo dà qualche nome tecnico di queste cose? Sono qui BL motrici e BL d'accoppiamento. Questa piccola è una biella di accoppiamento. Esattamente. Poi questa qua è la biella motrice. Questa è una biella motrice. Qua non sono nient'altro che i cosi per la lubrificazione, le vaschette per la lubrificazione. Che vanno tenute costantemente. Se piene, cioè bisogna che ogni tanto raboccarle perché l'olio cade giù e va a lubrificare queste parti qua. Tutte le parti in movimento qua, queste altre qua viene lubrificato, lì viene lubrificato, lì anche, e poi qui c'è la pompa dell'olio che viene, che manda olio direttamente ai cilindri. Mi scusi, qui dentro si produce e allora, si trasmette il vapore necessario a far funzionare, esatto, il movimento. Questo qua è il cilindro. Questo è il cilindro, qua c'è la distribuzione. È come dire la valvola farfalla, sì, di un carburatore. Sì. Più la apre e più arriva benzina. E qua succede la stessa cosa, diciamo. Più cioè, si apre, più arriva e più, vapore. Più arriva vapore. Ha detto primo treno per Pesena o che sta arrivando un Schaschema. Trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in a diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo woo woo, Chattanooga, there you are. Party at the station down in Chattanooga, satin and lace. I used to call Funny Face down in Chattanooga. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo, Chattanooga choo-choo, Chattanooga choo-choo, choo-choo me home.